Lazio, Inter contro Lecce, inizia così la domenica di Sport Italia. Ragazzi, mi sa che oggi non c'è chi. Comincia da dietro l'Inter allora. Nel frattempo, come avete visto, non mancano le presenze importanti ad Interello. E ovviamente l'occasione ghiotta è quella di avere Inter Lecce anche di prima squadra. Allora, dirigenza giallorossa comandata da Saverio Sticchi Damiani, ovviamente al seguito di questa primavera. Lo stesso Burnete, sono ottimi saltatori in mezzo. Parte l'angolo, secondo palo Botis, coi pugni riesce a metterla fuori, poi Iliev cerca di far ripartire l'azione nerazzurra, ma in realtà il gioco è stato interrotto, Botis è finito a terra. Tentativo di servire il solito Saloma, che ha creato lo spazio per inserirsi per Dorgu, palla dentro, attenzione a Burnete che prova a girarsi, Murato, poi Vulturar, pensa a calciare, palla fuori, ma buon tiro di Vulturar. Chiaro che in una situazione del genere devi pensare a concludere principalmente l'azione, e poi Vulturar quel tipo di colpo ce l'ha e allora l'ha provato, poi la mira non è esattamente quella giusta. Iliev, barriera piena, vediamo se ci riprova, mette una buona palla su cui Borbei ha fatto un passo in avanti ma non ne aveva disponibilità, poi si ferma tutto, fuori gioco. Ha rischiato qui Lecce, Tentativo in profondità, attenzione perché per la prima volta la difesa del Lecce buca. E allora arriva Dervisci sulla destra, Dervisci trova dentro Vusu, Vusu in mezzo, la prende Borbei senza problemi. Eccolo il cambio di gioco, a premiare Saloma, che può puntare Dervisci, raddoppiato anche da Ovusu. Bravo Dervisci, basta lui. Poi però seconda palla ancora giallorossa, attenzione, limite dell'area, Beriscia. Se fa questo gol. Al rilancio lungo, incrocia bene Ovusu, trova sulla destra Akin Sammiro. Akin Sammiro prende la linea di fondo, il cross esterno della rete, Akin Sammiro comunque in crescita. Vulturar, poi attenzione a questo filtrante, è la prima vera occasione da Lecce e Botis in due tempi la tiene. Per la prima volta il Lecce forse è riuscito a verticalizzare come sa fare solitamente. Berisha si è ritrovato dentro, bravo Cassama comunque a coprire lo spazio pur senza fare nulla in particolare, gli ha coperto l'angolo con le braccia dietro il corpo. Non aggancia questa volta sulla destra Ovusu e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Inter e Lecce. Fischietto in bocca, cronometro azzerato e si riparte allora dallo 0-0 dei primi 45 minuti di gioco. Si fa vedere Di Maggio, preferisce il lancio lungo stabile, attenzione ad Ovusu, Dorgu, la combina abbastanza grossa, l'arbitro qui dice a Ovusu di rialzarsi, non protesta neanche più di tanto Ovusu, ma Dorgu ha rischiato grossissimo perché colpo di testa errato, poi si aggancia ad Ovusu, la punizione probabilmente ci stava e come. Burnete dall'altra parte, Burnete ancora, palla in area, messa fuori, arriva Dorgu di gran carriera, Dorgu prova a rimetterla dentro, è diventato quasi un tiro. Sulla destra Ovusu, insiste Ovusu, cross in mezzo, Borbei dice no a qualsiasi ipotesi. Attenzione all'iniziativa di Muñoz che prova a scappare via senza riuscirci. La palla adesso è di Iliev, cerca in mezzo, poi Dorgu
amante del pericolo, ma perfetto invece il suo colpo di testa a favorire a quel punto l'intervento di Borbei. Momento cambi, 7:24, avevamo visto giusto sull'ingresso di Daka per Saloma ed è pronto nel Lecce anche Samek al posto di Mejanet, esatto. Rimessa laterale, un calcio d'angolo. Alla limite conclusione su cui Botis però non ha avuto grossi problemi. Martini. Recupera Lecce, attenzione Corfizem. Ancora Corfizem in mezzo a due, Corfizem! Non è riuscito poi a saltare anche il terzo. È stato un numero di altissima scuola. Si va direttamente in porta! Botis dice di no! Al minuto 63, calcio d'angolo. Bravo Botis a rispondere. Stankovic, la palla dentro, attenzione anche il Sammino, esterno della rete, sarà calcio d'angolo. Stankovic aveva trovato molto bene l'inserimento, anche il Sammino calcia fuori. Insiste l'Inter sulla destra, Stankovic, e viene fuori col pallone, Stankovic, grossi in mezzo, Martini, occasionissima, forse la più nitida, ma Martini non la concretizza. L'ha presa decisamente male. Da una parte all'altra. E adesso Muñoz in area di rigore, Muñoz, Botis, esce bene e pian piano stanno arrivando le opportunità da una parte e dall'altra. Allora è uscito Corfizem e dentro al suo posto Marco Brun col numero 11. Palla sulla destra, attenzione a Dario Daka. Daka col sinistro! Colpo di testa e super opportunità Lecce. Con Daka che ha messo un pallone delizioso davvero. Berisha, palla sul secondo palo. Termina sull'esterno della rete, sarà calcio d'angolo. Che la possibilità del cross in mezzo, Borbei dall'altra parte curatolo. Lecce che può ripartire in campo aperto, attenzione perché Botis è uscito male, alla fine mette una pezza su Dario Daka che forse ha avuto la palla per vincerla questa partita. Botis a contenerlo proprio alla fine con l'ultimo colpo di rete. Vulturar chiama lo schema, secondo palo, esce Botis, non è finita. Dorgu tentativo di cross, poi la palla messa lì, Muñoz pensa di calciare, ci ripensa invece. Attenzione a Vulturar in mezzo, la palla è ancora buona, Burnete! Incredibile opportunità per il Lecce, che adesso è anche sfortunato e meriterebbe il gol. Rivediamo Vulturar, poi la palla non esce di tantissimo. Lecce che deve muoversi, si vuole provare a calciare un'ultima volta verso Botis. Forse non c'è più tempo. Finisce qui 0-0 tra Inter e Lecce.